Questo è un filetto di Wagyu italiano. Io sono al ristorante Via di Guinceri a Livorno e questo video, ragazzi, è una combo pazzesca. Carne strepitosa in un locale super. Benvenuti alla cena di Bracciami Ancora dedicata al Wagyu italiano. Ragazzi, scusate, interruzione obbligatoria. Questo video, come potete immaginare, lo abbiamo girato prima che scoppiasse il casino del coronavirus. In questi giorni il ristorante ovviamente è chiuso, ma Fabrizio, il proprietario, ci teneva a farvi sapere che può spedirvi tutta la carne che vedrete in questo video, e sono oltre 20 tipi di carne, ve li può spedire, li spedisce a tutti coloro che ne facciano richiesta. Allora, se volete ordinare questa carne, potete o contattarlo via mail o contattarlo sul suo profilo Instagram, lui risponde davvero in pochissimi minuti. E questa era una comunicazione obbligatoria che dovevo farvi. Continuiamo a goderci il video e ci metto un che l'abbracci sia con voi, che ci sta sempre bene. Ve lo giuro, ragazzi, è pulita, lavata e sterilizzata. E ora si inizi, e nessuno mi venga a dire: hai toccato la carne con le mani, che me la sono lavata, disinfettata, ci ho messo 18 litri di amuchina. Allora, amici di Bracciami Ancora, guardate qui. Di fronte a quale prodotto sto? Avrete capito che questo è Wagyu. È Wagyu Black Japan. Rappresenta il 90% del Wagyu in commercio al mondo. Guardate la marezzatura. Allora, se Giacomo riesce ad avvicinarsi, potrete vedere le meravigliose striature di grasso che caratterizzano questa carne. Sapete questo Wagyu che ho in mano da dove viene? Viene dalla provincia di Bolzano. Parliamo di un Wagyu italiano. Questi sono vari tagli e questo invece è la costata, sicuramente il taglio più nobile. E ora confronto, ragazzi, tra il Wagyu italiano, una delle migliori selezioni di Wagyu italiano, e il tanto chiacchierato, desiderato, visto Wagyu giapponese. Allora, il proprietario di questo ristorante che ora vi presento, che è un signore sui generis, occhio al suo papillon di stasera, mi ha promesso che avremmo fatto il confronto. L'avevo presento. Fabrizio, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ciao Michele. Ma io non ti do la mano perché tu non ti ha chiuso. Tanto ti voglio bene lo stesso. Ma bando alle ciance. Dai, cucinami, a parte gli scherzi. Fammi un confronto. Allora, questo è quello giapponese. Questo è sempre lo Wagyu giapponese. A friccica, a friccica, mentre lui friccica, mi tagli pure quest'altro. Metti, no? Ti faccio fare un'esperienza incredibile. Il profumo che emanano è il classico profumo della carne giapponese, quella che c'ha sto grasso. Senti, ci sta tipo la nocciola, tipo il caramello, la mandorla. Bellissimo. Vero? Vabbè, la saluta. Mortaccio, quanto è buona. Assaggiala prima. Il grasso si sta espandendo. Allora, ragazzi, il grasso ha l'invasività di una socia, di un guerriero sumo, no? Wow! Forse... In realtà ha la delicatezza di una geisha. Ragazzi, è la prima volta che assaggio il Wagyu italiano. Assaggiamo. Vai. La consistenza cambia. Ragazzi, in bocca è molto più discreta, è meno invasiva. Buonissimo. Ma è altrettanto delicata ed ha una leggerissima, poi magari Stefano mi dice se ho capito bene, ha una leggerissima nota erbacea. Io però volevo fare un giro per il ristorante con Fabrizio, ma quello sta adrenalinico perché stasera abbiamo la cena con i fan di Bracciami Ancora, no? Sta completamente intrippato perché si sta occupando del servizio, vuole che tutto sia perfetto e mi è scappato. Comunque questo ristorante è davvero intrigante. Me lo fai fare un giro di sto ristorante? Volentieri. Da dove volentieri cominciamo? Da griglia? Dove cominciamo? Ma che bella griglia, visto che ci stiamo, cominciamo da vai qua, no? Tu quant'è che c'è sto ristorante? 12 anni. 12 anni. La carne la cucini là? Là. 1000 punti. Allora, io da quanto ho capito, questo è sia una risotteria, sì, sia un ristorante carnivoro. Sì. Allora, con sì tutto l'amore del mondo della risotteria, io bypasserei la risotteria. Volentieri, tanto ci conoscono già. Non mi di offendere, no, ok. Farei un giro carnivoro. Vai. Ti sei allora inventato?
La Red Room. La Red Room della Via di Guinceri. Sì, perché vorrei che le persone prima di cibarsi capissero che gli animali stanno facendo un sacrificio per noi, per il nostro benessere. Intento nobile. E quindi l'ho pensata con il suo divano davanti, davanti aspetta, alla cella. No, non no, resisto, fermi tutti ragazzi. Ale! Oh, gran goduria. Cioè tu stai qui e pensi e ti guardi la cella. E guardi. Allora, vediamo un po' le razze che c'hai. Angus Crichton Farm, tanta roba. Questo è un altro Angus. Sì, è una Premier. Questo è il bagno che ci pappiamo stasera. Che ci mangiamo questo stasera. Questo è il Kobe giapponese. Black Angus Irlanda. Irlanda. Poi, pezzata rossa pezzata Italia. Nazionale. Una Tomahawk piccolina dalla Polonia. Polonia. Il bue nero, sempre un altro nazionale. Cioè, il bue nero. Sì. Lato A. Lato B. Rubbia, galiziana, boino della Sierra, sashi beef, sashi choco che è la sashi che già va alimentata con le fave di cacao, giusto? Certo. Ho studiato Highland Scozia, Shorthorn Scozia. Bellissimo. Applausi a scena aperta, anche perché tra l'altro tu lavori con lo stagionatore, sì, che è una delle celle frigo per frullare più performanti, no, no, in assoluto. Prima di uscire volevo presentarvi la brigata. Apro una parentesi, un abbraccio, un applauso, mille punti a tutte le brigate d'Italia, del mondo. Veramente. Evviva le brigate, io vi faccio un applauso, bravi, ve lo meritate. Si parte dalla proprietaria vera del ristorante, che sì, è la Cristina, nonché chef di questo ristorante. Ciao Cristina, ti volevo fare i complimenti per la divisa. Peraltro sono belle, colorate. Va bene, rispecchia la vostra personalità. Però seguiamo il giro, andiamo di fuori. Qui stasera, il, diciamo, pizzica un po' la temperatura, quindi. Comunque, ma io mi immagino l'estate qui cos'è. L'estate è bellissimo perché è tutto apparecchiato fuori. Giochi di colore della, della piscina. Oh, qui sopra ci sono i tavoli dove si mangia in modo privato. Situazione romantica, no? Sì, situazione romantica. Fabrizio ha deciso di organizzare una serata per i fan di Bracemi Ancora. Certo. Abbiamo deciso di farvi assaggiare questo wagyu italiano. Italiano. Allora, quello che ho assaggiato giù, diciamo il pezzettino, molto soddisfacente, diverso dal wagyu giapponese. Bravo, perché la serata costava 200 euro, tu quanto l'hai messa? L'abbiamo messa a 100, ma solamente perché vogliamo un po' far capire questo prodotto. Divulgazione, anche, stasera divulgazione. Serata di divulgazione, sì. E permettimi, mortacci, quanto sei figo, sì, hai fatto sta cosa. Vai. Bravo. Ciao Michele, piacere. Michele, ciao. Ben arrivati, eh? Ben arrivati. A salute. Ok. Con più di ormai no. Bene, ma va, sto curioso. Il pomodorino confitto. Ragazzi, la cena è iniziata e qui la linea è pronta per la griglia. Matteo, come va? Tutto a posto? Vieni qui, vieni qui, vieni qua, vieni qua, fatte prendere tutta sta roba devi grigliare. Sì, bravo, questa, complimenti. Questa, allora immagino che tu sarai concentrato, ti sono venuto a deconcentrare apposta. Perfetto. Vabbè, datti da fa, che sotto sono affamati. Sì, esatto, complimenti. Bravo, gestisci tutto da solo. Oggi c'è l'aiuto di un collega. Soci, tu lavori, diciamo, aiuti, dai una mano a Stefan. Sì. Questa carne qua è un po' meno marezzata di quella giapponese. Sì. Ma perché alla fine? Perché alla fine c'è il nostro animale, cioè stanno 2 anni in pascolo, quindi stanno molto meglio di quelli originari, diciamo, sì, del Giappone, che è meno stress. Poi l'ultimo anno, terzo anno facciamo in stalla, invece i giapponesi, cioè fanno in 3 anni più o meno, solo in stalla. Solo in stalla. Quindi sì, marezzano molto di più. Allora io vi lascio lavorare. Va bene, grazie, grazie, ci vediamo dopo. Hamburger di wagyu fritto. Assaggiamo. Lo sai che è buono? Buonissimo, buonissimo. Il menù prevede, alla fine di tutto, una grigliata di 5 tagli di carne. Reale, bavetta, filetto, controfiletto e... flank. Flank, fantastico. Eccoci qua, i piatti sono pronti, tra poco si scende a tavola. Ragazzi, qui il profumo è qualcosa di avvolgente. Questo wagyu, quando lo grigli, come tutti i wagyu, sprigiona un sapore unico nel suo genere. La parte centrale. La parte centrale. Buona? No, buona. Mortacci quanto è buona. Buona.
Stefano ad assaggerà la sua carne. Mortaccio quanto è buono. Mamma. Com'è andata? Molto bene, molto molto bene. La cremosità, il sapore che ti lascia, l'umami che ti lascia è fantastico. Cucinato così il filetto è buonissimo. Non me l'aspettavo così morbido. La tenerezza di questa carne. Mi è piaciuto tantissimo la parte più grassa, filetto morbidissimo, burro. A me è piaciuto tanto la tartare. Io non ho mai fatto una scena a questo livello, ma eccezionale. Si sente che è una carne differente, cioè rispetto a tante altre carni che ci sono. Io non l'avevo mai assaggiata e sente proprio delicata. Ma aspettavo forse un sapore del grasso più sostenuto, invece era delicatissimo anche al palato. Mi è piaciuto un po' più le parti grasse e il salame quello non affumicato. Filetto. Il suo figlio è fan della pagina. Eh sì. Non è potuto venire, ha mandato la mamma. Ha mandato me. Perfetto. Pensa te. Ok, questa carne com'era? Era No, adesso lei deve mandare, me lo fa in diretta, gli mandiamo un audio WhatsApp al suo figlio. Filippo, qui è tutto fantastico. Grazie da morire perché mi è piaciuto e ora vado sempre io al posto tuo. Bene, perfetto. Spaventosamente buona. Sta carne com'era? Eccezionale. Amici di Piaceva Ancora, considerazioni finali, la cena è finita, è mezzanotte e mezza e stiamo praticamente smontando. È stata una gran bella serata. Allora, cosa dire di questa carne? È un wagyu assolutamente diverso da quello che ho assaggiato fino ad oggi. Si discosta dal wagyu giapponese perché è meno prepotente nel gusto. Se devo dire la mia, a me è piaciuto più questo wagyu italiano rispetto al wagyu giapponese, che è proprio un'altra tipologia di carne. Praticamente la razza è la stessa, però l'allevamento, la filosofia, l'approccio, se vogliamo anche l'ambiente, il terroir, il microclima dove queste bestie nascono, pascolano e vivono è completamente differente e sotto i denti e al palato si sente. Per farvi intendere, del wagyu giapponese io riesco a mangiarmene 100 grammi, di questa me ne sarei potuto mangiare anche mezzo chilo. Quindi bravo al nostro allevatore, ma bravo soprattutto a Fabrizio che ha inglobato praticamente anche questa carne nel suo meraviglioso ristorante. Quindi se vi volete fare una mangiata strepitosa di carne, il ristorante Via di Quinceri secondo me è un posto no adatto, stra adatto. Credo di avervi detto tutto, un saluto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Ce la senti il guerriero di fumo? Fa l'invasività della suocera? Andiamo. No, là, Giacomo lì. È venuto sul peschietto, Giacomo. Questo signore qui, ragazzi, è l'allevatore di questa carne strepitosa che ci siamo mangiati stasera. Ma come ti è venuta in mente l'idea? L'idea, i miei genitori avevano un'azienda agricola, sì? E io volevo fare qualcosa di nuovo. E poi ho scoperto il wagyu e ho cominciato subito. Ma è più difficile rispetto alle altre razze allevare il wagyu in Italia? Sì, e sono un paio di cose particolari da rispettare per avere un ottimo prodotto, però alla fine è una mucca come tutti gli altri. Quindi tu sono 8 anni che hai questa azienda, sì. E da 4 commerci il wagyu. Sei soddisfatto? Esatto. Sì, sta funzionando sempre meglio. Adesso la gente pian piano comincia a sapere cos'è il wagyu. Quando ho cominciato nessuno lo conosceva ancora. E va sempre di più. Allora, se ti chiedessi però, allora questo me lo devi dire te, la grande differenza tra il wagyu che viene dal Giappone e il wagyu che arriva dalla provincia di Bolzano, qual è? La grande differenza, la razza è la stessa. La razza è proprio la stessa. Japanese Black. Sì, esatto, bravo. La grande differenza è il tipo di allevamento che facciamo noi. Da noi gli animali, prima cosa, sono fuori al pascolo finché hanno 2 anni, solo l'ultimo anno sono in sala. Allora la maggior parte della vita sono al pascolo. Poi l'alimentazione, al posto del paglia di riso, usiamo, sì, il fieno di alta montagna. Okay. Poi aggiungiamo salsa di oliva e tutto questo dà un sapore unico alla carne. E quanti capi hai? Attualmente intorno ai 90. Quindi sei piccolo, sei? Sì, siamo ancora in fase di crescita. Ok, la soddisfazione più grande da quando fai questo lavoro, da quando allevi wagyu, qual è stata? Quando ho provato la prima volta la nostra carne insieme ai clienti importanti, diciamo. E come hanno reagito? Sono tutti stati molto soddisfatti e
Hanno detto funziona anche da noi. Avranno detto mortacci quanto è buona. Sì, sì, esatto. Se uno vuole la tua carne, dove che deve fare? Noi abbiamo un shop online per clienti privati. Perfetto. E poi per ristoratori si può contattare direttamente. Ma noi, dalla Sicilia alle Alpi tu servi tutta l'Italia? Sì, tutto. Fantastico. Quindi se uno la vuole provare, digita, ti chiama e tu servi tutta l'Italia. Esatto. Ragazzi, grazie. Seguite questa azienda, seguite questo ragazzo, ok? Abbiamo dormito poco ma bene. Allora, io ieri sera poi tu c'avevi mille cose da fare, ti ho perso di vista ieri sera. Allora, quindi ti sono venuto a chiamare stamattina. Gli amici di Piacemi Ancora che hanno cenato con noi erano tutti entusiasti, tutti sono rimasti sorpresi. Quindi bravo, complimenti. Adesso tu questo vaglio lo metti in carta? È in carta insieme ad altri 23 carni. Tu c'hai 23 carni, coraggioso, bravo, mille punti. Grazie, Michele, è stato soprattutto un piacere per noi, davvero. Il tuo è un lavoro, il nostro è un lavoro, però c'è stata una collaborazione amichevole e ci è piaciuto. Io lavoro, tu lavori, l'unico che non fa niente è Giacomo. È Giacomo, però è una persona col sorriso e a noi ci piace.